Iscriviti al canale per non perdere altre notizie sul mondo del gossip. La situazione giuridica di Filippo Turetta ha subito una drastica evoluzione. L'accusa iniziale di tentato omicidio è stata elevata a omicidio volontario. Questo cambio di scenario segue il suo arresto avvenuto domenica scorsa in una stazione di servizio nei pressi di Lipsia, Germania. Le formalità per l'estradizione di Turetta sono in corso mentre egli trascorre i giorni in un penitenziario tedesco, imprigionato a seguito dell'omicidio di Giulia Cecchettin, sua ex fidanzata. Il suo avvocato rivela uno stato di sofferenza, notti insonni e la paura di ritorsioni da parte degli altri detenuti, legate alla sua relazione con Giulia. Il comportamento di Turetta, descritto come persistente attaccamento, emerge come tipico della gioventù contemporanea. L'arresto è stato disposto dalla giudice per le indagini preliminari di Venezia, Benedetta Vitolo, che ha emesso un mandato di cattura europeo eseguito successivamente in Germania. Secondo il mandato, l'aggressione ripetuta di Turetta contro Giulia Cecchettin ha svelato una preoccupante mancanza di autocontrollo da parte sua,